Visto la presentazione di una campagna importante perché permetterà di costruire una casa per accogliere i bambini in stato terminale, ma ecco, viene da non pensarlo, no? Perché i bambini sono l'emblema della gioia e della vitalità, ma quanto invece è presente questo fenomeno? Beh, sull'area di Milano e provincia stimiamo in circa 1500 bambini, è un ciclo di assistenza molto diverso da quello dei malati terminali solo oncologici, perché in alcuni casi si protrae per anni e quindi questo tipo di assistenza si estenderà per il 70% a bambini che hanno subito traumi di natalità o traumi per incidenti oppure anche per malattie, oltre a quelle oncologiche. Quanto è importante appunto fare progetti di questo tipo per sostenere l'attività di vita di associazioni che stanno vicino insomma alle cause nobili, che poi sono sinonimo di civiltà in effetti delle società contemporanee? Beh, quando siamo nati 34 anni fa, come sappiamo, la medicina ufficiale non assisteva i malati terminali. L'Italia ha conquistato nel 2010 questi diritti e li ha estesi ai bambini sulla base di una direttiva mondiale, quindi l'area dell'infanzia e dei genitori dei bambini ha contenuto prioritario nel piano sanitario nazionale e noi stiamo costruendo il primo hospice pediatrico della Lombardia.